Anna Agrigento a Casa San Filippo conclusa al mattino di oggi la tre giorni del Forum internazionale su migrazioni, accoglienza e diritti umani, organizzata dall'Accademia di Studi Mediterranei. Dal Ministero degli Interni, che regola la materia, sono partite. Il problema civiltà e il problema di concordia sono due parole molto importanti, soprattutto in questo tempo in cui non si sa più distinguere il bene dal male, il grano dalla zizzania, per cui quando non c'è questa distinzione fondamentale manca la bellezza, manca la verità, manca, cioè no, non c'è la distinzione, tutto è distruttivo, questo è il guaio, il grosso problema. Il termine concordia è questo concordare le diversità, come in musica, come ho detto. In musica le diverse sonorità, i diversi stili devono sempre concordare tra di loro, altrimenti non ci sarà mai una vera bellezza. E la creazione è la diversità più straordinaria creata da Dio, però tutte le diversità sono in grande concordia tra di loro. Quello è il grosso problema di oggi. Ecco perché la pace, la serenità, il gusto, l'armonia, anche questa parola è fondamentale, l'armonia che è appunto discordia concors, l'armonia in musica, le diverse sonorità, i diversi stili che concordano tra di loro. Quando non c'è questa realtà fondamentale, tutto diventa distruttivo. E quello è un pericolo straordinario di oggi. Ecco perché il Vangelo di Gesù Cristo è quello. Il Vangelo di Gesù Cristo è sempre concordanza delle diversità. E il figlio del Padre, Gesù, è venuto a farsi uomo per salvare l'umanità, la diversità dell'umanità. E quello è fondamentale, insomma. Nel momento critico in cui ci troviamo, stanno emergendo con chiarezza i nuclei problematici e, per esempio, emerge il fatto che occorre rinnovare l'educazione nella famiglia, nella scuola, nell'università, tenendo conto delle sfide del momento presente. Invece è stato notato che c'è in alcune scuole una sorta di involuzione che conduce gli studenti a rinchiudersi in loro stessi. Dobbiamo con tutte le forze perseguire un progetto educativo che sia veramente inclusivo e che faccia maturare in questi giovani la voglia di spendersi per gli altri. Gli altri intendo dire tutti, migranti, migrati, poveri, malati, anziani, gente tra virgolette straniera e diversa. Ecco, noi ci auguriamo questo.